Campanio a Perugia 1416 con 70 punti. Forza Emurnia! Il magnifico rione di Porta Emurnia ha vinto il palio dell'ottava edizione di Perugia 1416, la rievocazione storica che si è tenuta nel centro storico di Perugia da giovedì 8 a domenica 11 giugno, organizzata dall'Associazione Perugia 1416 APS con il patrocinio e il sostegno del Ministero della Cultura, della Giunta regionale dell'Umbria, dell'Assemblea legislativa regionale, della provincia di Perugia, del Comune, di Fondazione Perugia e Camera di Commercio dell'Umbria. I rionali di Porta Emurnia hanno trionfato con 70 punti dopo aver vinto il corteo ed essersi classificati secondi alla corsa del drappo conquistata da Porta Sant'Angelo. Dietro Porta Emurnia si sono classificati Porta Sant'Angelo con 66 punti, San Pietro 63 punti, Porta Sole con 55 e Porta Santa Susanna con 44 punti. A proclamare il vincitore è stato Braccio Forte Bracci, che sulla scala di Palazzo dei Priori ha formulato il discorso finale e infilato al collo del capitano del rione di Porta Emurnia, Federico Mazzi, la solenne catena con la medaglia, raffigurante un grifo bianco in campo rosso, già nel 1416 e a tutt'oggi stemma di Perugia. Consegnato al console Stefano Cascianelli anche il palio della vittoria, che porta la firma di Alessandro Sciscione, studente dell'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, risultato vincitore del concorso Il Palio d'Artista.